E del gruppo Abele di Don Luigi Ciotti. Il bilancio dell'attività dell'ultimo anno è stata presentata stamattina in una conferenza stampa e vediamo il servizio. 80 salvataggi con il farmaco salvavita Narcan, oltre 230 interventi minori di pronto soccorso, 1500 colloqui di informazione sul virus HIV. Solo questi alcuni dei servizi offerti dall'unità di strada dell'USL4 in collaborazione con il gruppo Abele di Don Ciotti. Il bilancio dell'attività dell'unità di strada USL4 dell'ultimo anno è stato presentato questa mattina dal commissario dell'azienda USL4, il dottor Giovanni Rissone, e da Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele. In un anno l'unità di strada ha preso contatto con quasi 1700 persone, di cui l'8% è rappresentato da donne e il 3% da cittadini extracomunitari. Ma chi sono i clienti del camper che circola per le strade di Torino? Di 1678, il 42% è in contatto con un servizio tossicodipendenze, mentre il restante 58% o non si è mai rivolto ai servizi oppure ha interrotto il rapporto. Tra coloro che frequentano un servizio di tossicodipendenze, il 20% assume metadone, per lo più a scalare. Tra loro 47 su 100 hanno avuto l'esperienza di almeno una carcerazione. Il 31% prima di passare al camper ha avuto esperienze di comunità terapeutica almeno una volta. Inoltre il 21% dei clienti dell'unità di strada non ha un alloggio, vive in strada, mentre altri fruiscono dei dormitori pubblici e privati. Le persone straniere provengono soprattutto dall'area magrebina, sono senza permesso di soggiorno e quindi esclusi dal Servizio Sanitario Nazionale e trovano pertanto nel camper l'unico appiglio possibile per i loro problemi di dipendenza. Inoltre l'unità di strada ha effettuato complessivamente 42.000 contatti con una media giornaliera di 109 per ogni 4 ore di turno e ha distribuito, nell'ottica della prevenzione della trasmissione del contagio da HIV, epatite e altre malattie trasmissibili, 93.000 siringhe e ne ha raccolte 35.000 usate, pari al 38%. Trovati in...